Energia Eccoci Azzurra, tornati. canale 8, sul 14 del digitale. Che è successo? Io adesso mi sono svegliato un attimo. Silver, come va? Tutto bene? Buongiorno. Salve. Allora, no, mi sono Ma stai venendo, mi giudici appena, uno. mi sono appena svegliato da un pisolino lungo. Mi ragguagli, c'era una partita di football stasera. Si giocava a soccer. Sì, a soccer. Napoli soccer. Napoli con la Contro una squadra. Juventude, Juventus. Sì, era un. Com'è finito il risultato? Juve Stabia, mi pare che. Com'era i Doors? 5 Ah no, io mi sto ricordando Ronzo Canà. 5-2-1, baby. Eh sì. Ciao, mister Ronzo Canà. Questi 5 Tu ricordini, non me eh? lo dovevi fare, tu non me lo devi Signori, fare. 5-1 e sono Brutto. sicuro che voi che ci seguite da casa e l'avete vissuta insieme a noi, Facevi più, sarete, più, insomma, in questo momento adesso entusiasti, felici, godendo. gioiosi, tutto energici. Io sono monotono se, insomma, quando si parla di godimento dalla regia, lo so, sono monotono. Mi mettete tu, sia Adriano, che è diventata una mascotte di Energia Azzurra. Io mi farò stampare magari delle foto, Eccolo. tipo Santini, da regalare a voi dello studio, del parterre, da portare nel portafogli. O godimenti, o zia Adriano, guarda come gode, o zia Adriana, ecco, ai limiti proprio Tra l'altro non so se la possono far vedere, c'è anche un'altra immagine che ho mandato alla regia. Sempre di Adriano, sempre No. o zia Adriana. Di una frase che forse non è stata proprio felicissima, perché Sì. in settimana Tutto Sport Ah, eccola qua. pubblicava così in prima pagina Bremer, Bremer. Rosimen, io lo marco così. Bravo Bremer. Se lo marchi così, Complimenti, siamo trovati è bene. perfetto. È perfetto. Bravo Bremer. Allora, 5-1. Ovviamente in questa parte di Energia Azzurra, come di consueto, come sempre, spazio alle telefonate, no, Tania? Naturalmente sì, approfittiamo per ricordare ancora una volta il numero di telefono fisso per poterci chiamare 081-0145-948. Pronto, Tania? Sì, pronto? Vedi, allora Salvatore funziona. Turco? Funziona. Ho fatto la prova se c'era linea. Funziona. Oppure E scriveteci, poi scrivete. scriveteci su WhatsApp al 334 34 06 054. Ovviamente in questa parte di Energia Azzurra ci saranno le pagelle, appunto di Energia Azzurra, per i giocatori del Napoli. In questo caso firmate da Silvermele e poi le conferenze stampa dei mister. Ci collegheremo poi sul finale con Italia, ma comunque vogliamo raccogliere le vostre telefonate, le vostre, ecco, le vostre testimonianze Tutto di quello che c'è, godimento. ecco, Ecco, bravo. come da fa con mio zio Adriano. E infatti ci colleghiamo con E Pasquale. Pascal sicuramente avrà goduto come un pazzo. Pronto, Pasquale? Pasquale da Montefalcione. Grande Pasquale! Grande! Sono figlio felice. Ah! Da Montefalcione Azzurra! No, E io sono bianco-nero purtroppo. no! Dispiacere, mamma mia. Devo riconoscere forza Napoli stasera. Ah, meno male, no, perché allora Ciao, un plauso fortissimo. sportivo. Salutiamolo, no? No, un plauso sportivo, non esagerare. Forza Napoli, lo dico anche io. Bravo, bravo, bravo. Che stasera Juve pareva Macerata, tipo Napoli Macerata, Siete molto forti, capito? quest'anno non vi può scappare lo scudetto. Vedremo. Parla come Esatto, sei. ancora Parla come presto. Grazie Pasquale, vedremo, vedremo. Nel frattempo, se dalla regia avete la classifica, noi la vediamo bella, così fresca, aggiornata. Non vediamo l'ora di Fa un po' guardare. freddo a Torino, Arracquata, eh? Eccola qua, Proprio un po' freddo. Napoli. Guarda, guarda. Perché Arturo, cosa è successo lì? Non riesco a leggere Napoli bene. va a 47, riprende poi la corsa. A più Qualcuno si 10. era un po' rizelato, no? Dopo la gara Sì. di San Siro. Adesso stasera cambieranno un po' di opinioni. Napoli sembrava. Qualcuno aveva detto il Napoli non è lo stesso, non è più lo stesso dopo mezza partita sbagliata. Che ci poteva stare Ma sì, tranquillamente. Napoli rispinge la Juve a meno 10, domani c'è Lecce-Milan, una gara molto delicata. Non lo so, io mi appello come sempre, Uzi Adriano, mettici a mano tu. Ormai è un santino. C'è la possibilità di una fuga Si importante, stacca? Si che se domani il stacca? Milan non dovesse vincere, ragazzi, si Chissà. fa sul serio, si Staremo fa se non a vedere, staremo a vedere. Vogliamo telefonate a raffica. Quindi regia, se ci sono le raccogliamo Non c'è subito. bisogno della regia, Non c'è te lo dico bisogno. io. Comunque è da Io dire chiamo che Peppe. tutto sport si chiama. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Scusami Peppe perché c'è Pasquale, o scusami Pasquale perché c'è Peppe, non so capire niente. Pronto, andiamo a dire Peppe da pronto. Casoria. Peppe da Casoria?
Buonasera a tutti in studio, a tutti quanti. Un saluto particolare a Silvia, perché ci sentiamo spesso. Ciao Peppe. E sta qua. Però te la fai dire una cosa, te la fai dire solo una cosa. Dimmi. Guarda a me, guarda il gesto. Dico il Napoli. E due cinque, mani fa. Prego, prego. Sarebbe, niente da dire. Mi sono ricordato del famoso 5-1 della Supercoppa. Della Supercoppa. È stata una bellissima partita. Che bel Napoli abbiamo visto stasera. Bellissimo, bellissimo. Io ho una mia considerazione, una mia idea. Questa partita vale mezzo scudetto, secondo me la vedo io. Questa partita qua vale mezzo scudetto. Gli ho detto pure a mia figlia che sta vicino a me, che l'abbiamo seguita insieme. Voglio lasciare spazio anche agli altri. Perfetto. Per le pagelle io darei un 10 a tutti quanti. Allora, le guardiamo insieme. Il 10 lo daremo alla fine. Alla fine. Metteremo qualcosa in piedi. Allora, fai una cosa, seguici perché le pagelle sono firmate da Silvio Vermele, puoi anche richiamarci per commentarle insieme a noi, ovviamente. Una cosa, vabbè, non fare polemica niente, questo dovrei farci chi l'altra persona che a volte sta in dubbio, che ha parlato sempre male del Napoli. E ma chi non è? C'è stato un paio di settimane, un paio di partite. No, non c'è nessuno. È perché l'hanno succutato. Chi è? No, non c'è nessuno qua che viene che contro il Napoli. Esultato. No, non c'è nessuno qua che viene contro il Napoli. Ciao, comunque, forza Napoli e buona serata. Mezzo scudetto vale questa partita. Sì. Perfetto, tutti d'accordo. Però posso aggiungere una cosa, vale mezzo scudetto, sai per quale motivo? Perché noi abbiamo incontrato tutte quelle là che concorrono alla corsa alla fine, siamo andati a casa loro e abbiamo vinto. No, tranne l'Inter. Mi piace molto. Tranne l'Inter. Ma poi ce le abbiamo tutte in casa. Questa è la costante azione. Tutte quante noi le abbiamo, poi ce le abbiamo tutte in casa. Infatti, quando tu hai chiesto della canzone di Pino, io pensavo a Terra Mia. Perché il Napoli stasera... Vi aspettiamo. È un grande segnale a tutte le big che dovranno arrivare. Lo so. Comunque... Pensa che domani tutto sport cambia copertina. E tutto Napoli di colore azzurro. L'unica cosa non succederà. Ma non succederà mai. Comunque, a scanso di equivoci, piccola parentesi, dal 14 febbraio, Teatro Cilea, Musicanti, per ascoltare, insomma, e vivere le canzoni di Pino Daniele. Soprattutto con Elisabetta Serio, lo ricordiamo, che ha suonato con Pino negli ultimi anni. Pagella, il primo voto lo faccio commentare proprio Elisabetta, se sei d'accordo. Se non sei d'accordo, aspetta, prima ti dico, Salva, d'accordo con quello che diceva Peppe, il 10 si dà alla fine, ma stasera 2-10... Li hai dati? Osimhen e Kvaratskhelia. E allora partiamo da questi 10. Osimhen e Kvaratskhelia voto 10, dati da Silvermele. Tania è d'accordo. Tu? Sì, certo. Non è troppo? No. È giusto. Secondo me è giusto perché è una partita importante. Perfetto. Che per noi è significativa, soprattutto simbolicamente, quindi 10 ci sta. Scusami, Salva, la logica, perché altrimenti può essere folle. Sono tutti da 8 con Lobotka con un voto in più. I 10 sono perché hanno determinato Kvaratskhelia e Osimhen, sempre per il discorso che vale mezzo scudetto questa vittoria, e 8 anche a Spalletti, che meriterebbe di più per come in maniera maniacale ha vissuto questi giorni, quasi dando fastidio. Ti dico la verità, mi piace molto il 10 dato a Kvara per un semplicissimo motivo, ok, banale, però secondo me da segnalare importante. Ci si aspettava la risposta di Kvara a qualche polemica, a qualche preoccupazione. E lui ha zittito. Infatti con lui la risultanza. Con una prestazione superlativa, presente dal primo minuto fino alla fine. Io posso chiedere... Giocatore sensazionale da blindare. Sì. Da per blindare questa pagella, perché 7 Di Lorenzo, 7 Anghissa, 7 Zielinski... Ti aspettavi qualcosina in più? Perché gli altri... dei colleghi di reparto hanno fatto meglio, secondo me hanno fatto leggermente meglio e li ho premiati con un voto in più, però alla fine in una partita come questa, 5-1 alla Juve, che è capito una volta ogni 30 anni, sarebbe un 10 collettivo, però secondo me assume molto valore l'8 a Meret, perché giustamente Silver va a sottolineare la parata in un momento chiave. Era 2-2, ragazzi. Abbiamo rischiato. Cambia molto la gara. Ti cambia la partita. 2-2 al 45esimo, entrano negli spogliatoi, ti ritrovi un'altra Juve, magari molto più
Juve proprio da Serie C da dilettanti, c'è 8 di loro. Allora, sentiamo al volo Lello e poi andiamo subito al telefono. Sì. Allora, io avrei dato un voto in più a Elmas, perché per quello che ha fatto, per il poco tempo che ha giocato, è stato molto bravo. Ma e ha segnato pure. Sì, io avrei dato un po' a Elmas. Ho giocato di meno minuti rispetto però agli altri. Però gliel' avrei dato comunque come bontà. Dai, vabbè, ha timbrato comunque, ha lasciato il segno tranquillamente. Pronto? Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Un saluto particolare a Peppe, ciao Peppe, sono Francesco, ti ho chiamato stasera, il Napoli ha vinto. Ciao Francesco. Buonasera, siamo, come ti avevo detto, a Somma Vesuviana, siamo tutti quanti qui che abbiamo tifato Napoli, per il Napoli! Grande, facciamo un applauso a questi amici. Il Napoli. Bellissimo. Saluto a tutti. Ciao. Ciao. E Forza Napoli, vedi, anche loro come noi, sempre. Insomma, anzi, anche noi come voi, insomma, ci riuniamo qui nel salotto di Energia Azzurra, perché il vero salotto di tifosi di Napoli sta solamente qua, solamente sul 14 del digitale. Mi fate ricampeggiare la pagella cortesemente qui sullo sfondo. Io volevo essere sempre usi Adriano, però vabbè, lasciamo stare. Comunque volevo dire un'altra cosa. Però, prego, lei. Hai notato quando ha segnato la Juve? Quando ha segnato, è successo? Nello studio, che è successo? Ci siamo distratti. Hai cantato? Sono sceso da sopra al palco dello studio. È vero. Il momento che sono sceso, ha segnato la Juve. Allora non mi ascenderò mai più. Mi posciniamo, ti arrumi il calello. Infatti, ma chi lo Napoli? Quando io come vengo? Prego dalla regia Nucuscina Nupled all'Ello Musello, perché arrumi ca e s'andà giù a ca. Rivediamo la pagella. Allora, 8 a Kim, 8 a Rachmani, io in particolare mi soffermerei su questi voti e me li devi commentare. Sì, c'è poco da aggiungere. Rachmani, alla fine del primo tempo, cosa abbiamo detto? Però ha segnato. Poi dopo segna il gol forse più importante, perché la chiude, perché svolta, è il gol del 3-1. E quindi è da 8. D'accordo con i voti dati a Rachmani? Voi confabulate troppo. No, perché c'è un'immagine che sta girando dietro De Laurentiis che fa il 5... Ah, telecamera, io credo questo che noi ci siamo girerà. Fidanzati, mi ha offerto un cuore. Girerà molto. Lasciamo paura. Soli, non lo so. Vabbè, insomma, l'immagine, se ce l'abbiamo, insomma, cosa dice il nostro amico al telefono che ci chiama. Perfetto. Eccola. Eccolo qua, Edo De Laurentiis, nel frattempo che saluta con la mano, un po' che abbiamo fatto anche noi, no? Ci si saluta. Ecco qua, ciao. Totti aveva fatto il 4. Noi abbiamo fatto il 5. Un saluto alla Juve. Ciao, pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera, sono un amico di Salvatore e di Peppe. Se posso intervenire con un simpatico amico tuo. Anche il comandante dei carabinieri, abbiamo festeggiato. Ah, siamo preoccupati. Siamo preoccupati, ci siamo combinati. I carabinieri stiamo venendo loco. Veramente siamo due brave persone. Possiamo intervenire, vi siamo grati. Ma siete già direttamente in capo, vi intervento proprio. Dobbiamo intervenire. Pronto? Bisogna dirvi. Pronto? Siete già pronto. In diretta? Siamo in diretta. Allora, un saluto da Lello Clemente a Peppe. Ah, Lello Clemente. Grande Lello. E allora, siamo qua, io e il comandante dei carabinieri, da Avellino, ci siamo divertiti. Ha ricreati. Mamma mia, guarda, io pensavo che il contachilometri contasse ancora altri 10 minuti. Figurati. Peppe, è una goduria, anche perché sul sito dei juventini ci hanno fatto una schifezza. Vabbè. Ma tu coppa, quello lo fanno sempre. Ma che siti frequenti tu? Io? Il sito. Che sito sei andato a vedere? Non diciamo il nome. È un sito Facebook dove ci hanno. Ok. Lo conosco anch'io. Quello si chiama sito Nagiava. Io in silenzio aspetto solo i commenti di Allegri. Lo so. Comunque, se vuoi seguire la conferenza di Allegri, basta che segui noi. Tra poco, andremo in troppa conferenza. Allora, un abbraccio a tutti voi, buon proseguimento. Ciao, grazie. Un saluto particolare dal maresciallo dei carabinieri che stasera monta con 5 minuti di ritardo perché 5 gol, Ronaldo. 5 gol, giustamente, 5 minuti per 5 gol. Ve lo posso passare il maresciallo per un saluto? Prego.
Ah, ma c'è il documento? Saluti ragazzi, a presto. Maresciallo! Ciao! Attenti! A presto ragazzi! Forza Napoli! Sempre, oggi e sempre! Oggi e sempre! Ciao! Ciao, arrivederci! Grazie per averci seguito e se continuate a seguirci, ovviamente. Che risate, che com'è bello quando giustamente il Napoli dà queste, insomma, queste prove. Però i nostri colori bisogna amarli sempre, non solamente sul quando facciamo queste vittorie. Niente, hanno fatto sentire. E perché c'è qualche po' dice vista a noi, capito. Però contro l'Inter, non quando è capitato, dovevamo avere la stessa esultanza. Perché noi dobbiamo essere così. Guarda là. Stasera è veramente... Però posso dire una cosa. Il vero amore... È il nostro. Ah no, giusto. Il vero amore lo metti in discussione tutti i giorni. Cioè il vero amore tu dici, ma no, io non lo saccio. Non... E invece poi sì. Ma io perciò, tu la fai, capito? Devi mettere in discussione. Ma come tu le fai, ma stiamo facendo... Ma perché stai a guardarmi a qui? Perché ti rendi conto come siete inquadrati? Ce ne no. Allora. Sentiamo Arturo che è meglio. Rientriamo nei ranghi. Dico, l'energia ce le ha. Ok, rientriamo nei ranghi. Altro capitolo, no, della saga Spalletti Allegri a fine gara. Allegri, che ancora stanno continuando. No, diretto nel tunnel, non aveva salutato Spalletti, però è andato a cercare... per stringergli la mano prima che se ne andasse. Eh sì, l'ha trovato, chissà. Bellissimo, ha dato il 5, diciamo. Chissà. Vabbè, certo, però, insomma... Prima lo saluto a fatti Cioci, saremo curiosi di sapere poi quale sarà, no? Adesso Spalletti dirà... E cosa avrà da dire? Abbiamo battuto una grande... Sono contento perché ho battuto una deterrente allo scudetto. Dopo 30 anni. Non lo so. Vedrete, farà la faccia triste. No, stavo dicendo che insomma, dopo 30 anni. Siamo curiosi di sapere quale sarà poi la strategia comunicativa. Beh, maschererà sicuramente. Della Juve, secondo te, Eugenia, tu che insomma sono anni che ti informi un po' su tutto. Secondo te cosa diranno? Come usciranno? Vabbè, Allegri dirà sicuramente che il Napoli è la miglior squadra in questo momento, cosa che lui già aveva detto. Detto prima, quindi confermerà. Però guarda, ci sta, insomma, si giustificherà. Tu te ne esci con un 2-0, con un 2-1 dal Maradona, ma se tu esci con un 5-1, indipendentemente dall'ironia che loro hanno fatto nel pre-partita, no? Nella conferenza di pre-partita, cioè 5-1, non te ne puoi uscire così a lei. Stai indussocato. No, ma devi dire qualcosa, devi dire qual è il problema. Al di là una mano è forte, però problema, la Juve, problema. Beh, è chiaro. Perché Di Maria ce l'avevi in campo, Chiesa ce l'avevi, a meno che non mi dici, no, beh, ma è la prima partita, ancora... No, che prova, no, assolutamente. No, devi entrare. Ma secondo me dirà, c'è crisi. Sentiamo al telefono chi c'è, Tania. Giovanni, accogliamolo per bene, allora. Pronto? Ah no, c'è Stefano, scusa. È la stessa cosa, sono Giovanni o Stefano. Sono Stefano. Grande Stefano, però ha un amico che si chiama Giovanni, sicuramente. Stefano Russo. Oh Stefano, ciao. Stefano. Ripeto che Tania porta bene. È vero. Buon compleanno a Peppe Laurato perché lo merita. È vero. Ciao Lello Musella. Ciao Stefano. Devo fare una tirata di orecchie. A chi? A Mele. Perché? Ah. Al dottor Mele, perché il dottor Mele il 10 si dà solo a Maradona, perdonatemi. Il 10 è di Maradona e basta. In realtà neanche il 10, perché Maradona faceva un altro sport. Quindi non rientra in questo caso qui. Una bella risposta questa. Questi sono umani. Però non fa niente, accetta Maradona. Vi saluto con un solo pensiero. Sì. Forza Napoli! Grande! Bravo Stefano. Maradona è stato sempre un numero zero. Dice zero perché non viene né prima né dopo. Eh sì, è trasversalmente unico praticamente. Che ne parliamo a fare? Che ne parliamo a fare? Continuate a chiamarci, continuate a scriverci anche su WhatsApp che vi risponde Tania. Mi raccomando, a quali numeri possono contattarci? Continuare ancora comunque. Ah, Tania. Tania, a quali numeri? Vuoi sapere i numeri? Allora, per le chiamate... No, perché io li vedo scritti là, però se lo dici tu è nata cosa. Se lo dici in un chiaro. Per le chiamate al 081-0145-948, ecco. Invece i messaggi su WhatsApp al 334-3406-054. Sì. Chissio, numero di Tania. Chiama, è un numero no, qua di Tania. Deve chissio, chi, caro sto... Qui. Chissio, numero di Tania, chiamate. Oh, drurru. Oh, prima telefonato, pronto? Ciao, sono Lello. Ma non è un numero due. La canzone Lello. L'ultima. Lello, allora, Musella. Un accenno, ragazzi. La canzone Rucurt. Canzone Rucurt, insomma,
è una bella canzone. Kurt, Kurt, a casa me una reggia, cammina all'erto sotto i seggi. Su Kurt, ma sai che c'è? Che c'è, che c'è? Che lungo non è meglio me. Hai ragione, un applauso a Lello Musella che chiosa, insomma, ecco, con l'ultima forse canzone questa sera. Però poi già morì. No, perché proprio ne sciapo un bate. Questa serata, questa serata, dopo magari Napoli fa un altro 5-1, non lo so. Insomma, il cammino è lungo. Io non vorrei. Terzo volo, chi l'ha fatto? Rachmani! Non vorrei archiviare. Non vorrei archiviare questa partita e parlare già, insomma, di quali saranno i prossimi impegni del Napoli. Vorrei parlare proprio fino a domani mattina, ecco. Avete da fare voi in nottata? Non fa niente se ci allunghiamo un'ora, due ore in più? No, dobbiamo festeggiare il compleanno. Ci possiamo allungare, assolutamente. Tu hai festeggiato, io compleanno. Anche la mezzanotte fornisce il compleanno. Ah, mezzanotte fornisce il compleanno. No, però, insomma, il Napoli... Non c'è un compleanno. No, ancora no. Veramente. Un compleanno così? No, termina così, con 5-1. Stacchi ancora di più. Sulla torta. Certo, però insomma, questo è mezzo scudetto. Un occhio lo buttiamo comunque anche ai prossimi impegni. Certo, perché ora si entra nel vivo, martedì si gioca di nuovo, quindi Simeone giocherà contro la Cremonese comunque, per stendere la Cremonese. Te dici dal primo minuto partirà. Penso proprio di sì. Comunque gli scongiuri hanno funzionato alla grande. Secondo te è tutto studiato. secondo te... E possono farcelo vedere, però tutto sport non ci è andato lontano poi Peppe. Nella previsione, perché l'ho... No, aspetta, Peppe non ha garrato pendolino mai, solo una volta. No, però parlando Però ha azzeccato... Ironica, sulla mia ironica... Ah. Attenzione, leggiamo. Vedere nella home page di tutto sport l'anno del Napoli, Napoli umilia la Juve e 5-1 al Maradona, fa un certo effetto, dai. Credo che loro sono arrabbiati ed ho paura. Un attimo. Cadisse su Luci un gol, però. Su quale? Tutto sport. Tutto sport. Hai capito? Pazzesco, niente. È una bella prova di coraggio per loro stessi ammettere questa debacle importante. Questi per loro forse si stanno preparando perché sono giorni importanti. Il 22 la Procura Federale riapre anche. Ecco. Quindi voglio vedere come commenteranno. Anche se su regole, leggi e sentenze loro vanno un po'... Sono forti. Però vanno sempre contro. Ah, tutto sport. In generale, proprio tutto quel mondo lì. Non lo so, voi comunque continuate a chiamarci per sapere come avete vissuto ovviamente insieme a noi magari questo Napoli-Juve messaggino. Allora, buonasera ragazzi, credo che stanotte difficilmente noi tifosi del Napoli riusciremo a dormire. Grande gioia finalmente, avvisate le varie cornacchie che in questa settimana hanno cercato di tirare i piedi al nostro Napoli. C'è qualcuno in linea magari? Sì, pronto? Oltre la morte Napoli! Sempre! Silver, buonasera! Ciao Ernesto! Senti due cose, poi ti cazzo martedì per altre cose. Accomodati uno. Vabbè, ti chiama per vedere se sei preoccupato. Non ho capito. Lo Juventino che ti ha chiamato ieri sera, che ti ha visto preoccupato a te e a Tommaso Mandato, martedì ti chiama? No, credo di no, saranno latitanti. E poi, visto che in studio state sette di voi, mi togliete una curiosità? Prego. Ma che è successo? Ma i mo' sono venuto, che è successo? E dici tu meno lui, avete assolutamente ragione. Ma i mo' sono, i mo' sono scioccati, che è successo? Ma ne guarda a pallone stasera, se mi fai? Ciambra di cinque pallone! Cinque! Praticamente se ne sono chiuso con il pullman, con il cuofo dello pullman, chi ne pallone? Non si è chiuso! Non si chiudeva il pallone, non si chiudeva, vabbè. Poi per leggere tutto sport... Il Napoli umilia la Juve. Vabbè, dai. Mi sto sentendo chiamato un cardiologo. immaginiamo, insomma, sempre la felicità. Solo forza Napoli. Ti saluto col saluto di stasera. Ciao. Che la così saluto di stasera. È così, no? È uno. Va così. E poi? Poi fai...
Vabbè, insomma, il Napoli ha vinto, siamo contentissimi, siamo in attesa di quelle che saranno le conferenze stampa di Lucianone, Spallettone e di Max Allegri. Arrivano solo le prime parole di Allegri, che dice sconfitta più che meritata. Vabbè, Max. Però venivamo da 8 vittorie consecutive, ecco, però accetto. Innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Esatto. Vabbè, poi. Erano stanchi. C'è qualcuno al telefono? Sì, sì. C'è qualcuno al telefono, ma c'è Rosario. Sì. Che dice le farmacie a Torino hanno finito il malo. Addirittura. Vabbè, ce l'abbiamo anche qui. Siamo, insomma, se volete. E le possiamo spedire. Possiamo fare una bella spedizione. Andiamo a dire pronto. Andiamo al telefono. Perché il malo? Se una volta che mi hanno mandato 5 sul posto. Perché... No, no. Delicatissimo. Delicatissimo. Pronto. British quasi. Cambridge anche. Gallese più che altro. Pronto. 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 Buonasera. Buonasera. Forza Napoli. No, veramente io volevo fare una premessa, io sono un tifoso della Juve. Ah, sì. Volevo un poco spegnere questi vostri entusiasmi. Ah. Prego. Prego. Spegni il televisore. Posso parlare oppure mi aggredite? No, però una cosa è certa, non ci riuscirai a spengere il nostro entusiasmo. Stasera, vabbè, però comunque non ci riuscirai. Insomma, ragazzi, sono. Sto scherzando. No, ma nel senso. Hai da apprezzare già coraggio. Bravo. No, un attimo perché non si capisce. Ma stai scherzando in che senso? Sto scherzando che io sono un grande tifoso del Napoli. Ma sto godendo come un riccio. Ah, no, perché allora. No, potevi anche dire la tua se fossi stato un tifoso di un'altra squadra. Qual è il problema? Figurati. Non ce la fanno a chiamare. Ah, tu dici di no? Vabbè. Comunque, l'importante. Lui pensamma a noi. Sì. Divertiamoci. Il calcio è fatto per questo, insomma. Io credo che secondo me quest'anno per perdere lo scudetto ce lo dobbiamo solo vendere. Bravo. Io credo questo. Bravo, sono d'accordissimo. Io penso che quest'anno, secondo me, al di là del risultato con l'Inter, che secondo me tutto sommato, cioè, non la vedo una cosa facile. Non è gravissimo. Però per me una sconfitta ci può stare perché è impossibile vincerle tutte. Statisticamente non è possibile, ma anche se non dovessi vincerne, se dovessi perderne più di una. Sì, può capitare, che alla fine ci cuciamo il tricolore sulla maglia. L'importante è stabilire questo, a parer mio, e non so se sei d'accordo, scusami. L'importante è rendersi conto dei propri mezzi. Il Napoli c'ha i mezzi quest'anno. Un'altra soddisfazione grandissima che si potrebbe togliere il Napoli o Osimhen capocannoniere. Sarebbe cosa buona e giusta. La ciliegina sulla torta. Sarebbe cosa buona e giusta. Ti è piaciuto stasera Osimhen? Grandissimo. Grandissimo, non va niente a sbagliare il gol, ma comunque. Ma ci sta, ne ha segnati al figlio. Lo so, ma è fatta così. Senti, prima di salutarci, ti volevo suggerire un nostro talismano che stiamo promozionando. Regia, me lo fate rivedere, cortesemente. Prego, regia, se ce l'avete, ti voglio suggerire, da domani troverete. Ecco queste foto. Uzi Adriano! Ti piace? Allora stato lui ancora in diretta. Poi canno, Uzi Adriano, vedi quando. Sì. Ti piace? No, Messel. Ecco, mi raccomando, quindi procurati un bel Luca Pellelane e fai pure tu. Come lui. Ok? Va bene. Grazie di averci chiamato. Ciao! Complimenti che siete bravissimi. Siamo i numeri uno, grazie. Un bacio, buonasera. Ciao. L'importante è l'umiltà, caro Silver. Piedi per terra. Piedi sempre per terra. Che stai facendo per là? Credo un menù stasera. Che ci stai facendo? No. Tu mangiare. Chi viene a casa mia, siamo in un tetto a tetto dopo che mi ha regalato per il mio. Ma vuoi fornire il microfono dove ce l'hai? Stiamo raccogliendo un po' di. Sì. Ed è caruso. Al web. Ecco, se tutto sport. Brava il Napoli. Gazzetta ci ricorda che la Juve dopo 5 gol resta. Però nella top 10 della storia per queste 8 gare. Aspetta, la classifica dei secondi tempi? Ma che ancora? No? Inventeranno qualcosa. La classifica, non lo so, delle squadre meglio vestite. Che vendono stavolta? Cioè, vabbè. Le squadre che sudano di meno. Che c'è? Mi devo girare un pochino.
Grazie. Tu pure sei poco bene, onestamente. Sei pure uno. Pure sei poco bene. Che dico? C'è qualcun altro in ma tu ne avrei sta partita, ne avrei un primo tempo, scusa. Un primo tempo sei pure uno. E che significa? È così. Ah, finisce il primo tempo la partita. Dici, però non avrei tutta la partita. Pronto, Francesco? Che un primo tempo sei pure uno. Buonasera. Tutti i complimenti per la trasmissione. Grazie. Grazie. Vedo tutti quanti carichi, quindi stasera è stata proprio... Grazie. Sei, vorrei dire una cosa. Sì. Vorrei dare anche un 10 a Piero Reddit che ci ha permesso di correre stasera. Perché è stato sempre criticato e stasera vorrei, pure da parte mia pure, dico la verità. Sì. E stasera mi sento con questa vittoria di dare un 10 anche a lui. Per guarda, quello che sta facendo e per quello che ci farà vedere in questi anni. Su questa tua considerazione giustissima e lecita, le impressioni di Silver, che ti dava ragione? Ti do ragione in pieno e facciamo una considerazione complessiva. Questa sera ci sono le due facce del calcio italiano. C'è il progetto virtuoso di chi, come premessa, si impone... Attenzione, Max Allegri! Chiedo scusa, Silver, poi continuiamo dopo e completiamo il concetto. Scusaci, c'è Max... è l'ultima frase, insomma, pronunciata da Max Allegri. Magari fra due mesi cambierà. Tra due mesi matematicamente il Napoli avrà già vinto il campionato. Tra due mesi, magari, chissà, staremo a vedere, caro Max. Però uno che è stato bello attento, e lo so, Elisabeth. No, è andato un po' in freva, mi è come si dice in Francia. Vabbè, ha mantenuto comunque un certo contegno, una certa aplomb, però che doveva dire? Che doveva dire? Vabbè, anche quello che andava bene ieri non è andato bene. Lo so. No, cioè, però, non mi è piaciuto. Sicuramente non ci è piaciuto, insomma. Oh no, Eugeco, mi ha chiosato. Ha smesso di fare il simpatico. No, a parte che tono molto, molto sommesso, però l'ultima domanda di Luigi Giordano ci permette di ricollegarci a quello che dicevamo prima della conferenza, perché gli ha chiesto: ti aspettavi di stare a 10 punti alla fine del girone d'andata? Con la rosa, con il monte ingaggi più alto, perché forse si sono dimenticati, ma Pogba ha un ingaggio di 8 milioni netti a stagione. Sono tutti giocatori fortissimi. Non ha mai giocato Pogba. E loro partivano per vincere Champions e campionato. Dicevo, ci sono le due facce del calcio in Italia. Il Napoli, che si è imposto innanzitutto il rispetto delle regole, il rispetto dei conti, di far quadrare i conti, di sacrificare anche i grandi campioni. Complimenti allo scouting, anche. Con uno scouting di livello altissimo, perché il calcio così lo puoi fare solo in questo modo. Avendo l'occhio lungo di andare a prendere quelli che possono diventare campioni. Dall'altra, chi ha voluto forzare fino ad arrivare a... dovesse essere provato, come pare, falsificare i bilanci, e combinarle di tutti i colori... E sono le due facce diverse del calcio italiano. Assolutamente. Subendo poi il Napoli le critiche a luglio e ad agosto, da chi la ama, dai tifosi, per dire chi è Kvara, chi sono questi acquisti, come si là però dai, però là è magari lecito, se non conosci il calciatore è lecito. No, ma sapete qual è la cosa più... La pressione che ha avuto il Napoli, che poi dagli altri, confronta, hai preso Pogba, hai preso là, no, assolutamente. A confronto, pure io, te pensi io, Pogba è il cuore del calcio, anch'io, chi è, come si dice? Sai qual è la cosa? E ancora oggi però non sai. No, Kvara sveglia, dai. La cosa più divertente. E poi andiamo subito al telefono. È che Allegri fa passare la Juve come se fosse una squadra di giovani. Dice, no, ma noi abbiamo tanti giovani dopo i soldi che hanno speso in questi anni. È il Napoli che questa sera ha venduto tutti i big, ha preso tutti i ragazzini sconosciuti, poi sarebbe la favorita. Cioè, questo è proprio ribaltare la realtà, è un sistema ormai consolidato. Cioè, quando io vado in conferenza stampa e dico, devo ringraziare il mio nutrizionista per gli effetti che sta dimostrando la dieta, complimenti al mio nutrizionista. Mi dispiace per Arturo che ha preso qualche chilo in più. Ah, tocco drava! Devo dire la verità. Dani, andiamo al telefono. Questo è l'esempio. Andiamo al telefono, sì. Pronto? Grandissimo. Pronto? Ien è caduto? È caduto. Vabbè, richiamateci, continuate a chiamarci, a raggiungerci al telefono per, insomma, ecco, farci sentire tutta la vostra soddisfazione per questa sera. 5-1, mamma mia, Lello, entusiasmo, veramente, Lello, troppo, ma se vedi anche, insomma, traspare anche da me proprio, da che sta un uccello che ti ha dimasticato, 3 ore, che sei mazzacando,
No, da frenare così di dire. Però dopo le fa sapere, se vedeva. A me non mi inquadrano. No, ti inquadrano. L'ho fatto apposta per farti capire. Occhio che ti inquadrano. È una pizza. Vabbè. Andiamo al telefono subito, da Vincenzo. Dobbiamo andare, rifugiamoci. Ecco, in questa telefonata subito. Pronto? Pronto? Sono sì. Vincenzo da Poggio Marino. Vincenzo, buonasera. Buonasera. Forza Napoli, Vincenzo. Forza Napoli, la prima cosa. Poi volevo ringraziare a tutti voi che siete stati splendidi nel dettare la partita. Grazie, ma lo siamo spesso, quindi seguici sempre. Volevo ringraziare i miei nipoti che sta lì da voi, la super Eugenia, che è la mia nipote. Ah, ecco! Infatti l'avevo riconosciuto. E voi salutate o no? Vabbè. Saluto, sì, quando la conferenza che saluto, sì. Saluto, sì. Ciao, Silo! Un abbraccio, salutiamo insieme, siamo qua, vedi, tutti. Sì. L'infedele. Che cosa dice della prossima trasmissione che farà? E chi è? Ah, l'infedele, non lo conoscete? No. Vabbè, non si riferisce a qualcuno che è qui, in studio? No. Ah, ok, ti riferisci ad altre persone. Ah, ok, ho capito. Okay. Sei curioso di sapere però ti posso dare un consiglio? Ditemi. Mo abbiabbre a noi, Ecco. Ok, va bene. Comunque, complimenti di nuovo a tutti quanti. Sì. È una buona serata e forza Napoli. Però la domandina te la devo fare, insomma, dimmi. Prima che ci salutiamo. Quale giocatore ti è piaciuto di più in questa partita? Tutti quanti. Proprio tutti e 15 che sono entrati. Sì, uno in particolare. Veramente sono stati tutti quanti splendidi, ognuno ha fatto la sua parte. È vero. Oh, è così. Meret, dal primo all'undicesimo. E perfetto. Poi tutti quegli altri che sono subentrati. E anche ai subentrati, vedi Elmas, esatto, no? Che è andato anche in gol. Sì, è vero. Grazie di averci chiamato. Ciao. Ha twittato De Laurentiis. In questi minuti. Estasiato da una squadra fantastica, sarà impossibile dimenticare questa serata. A chi lo dici? 5-1 al Maradona. Nel frattempo ci sono tante serate in questo anno che non dimenticheremo. Ajax. Non è l'unica. Il primo tempo con il Liverpool è stato una delle cose che ci ha fatto capire il Milan. Primo là, assolutamente. Anche Napoli, assolutamente. Questo Napoli che abbiamo detto, ma chi sia Napoli? Capito. Ancora telefonate, credo, Tania. Gennaro! Pronto? Buonasera, ragazzi. Ciao, Gennaro. Buonasera. Ragazzi, insomma. Gennaro, non ce lo ricordavo, però. C'è un mio compleanno. È un compleanno, ci ha fatto 20 anni. Talmente che sto contento, no? Che ti posso dire una sola cosa. Ora solo noi lo possiamo perdere lo scudetto. Ok, però insomma, sì, siamo d'accordo. Però non ci ho di cim sempre. Il girone di ritorno, abbiamo tutti in casa. Dove sono? Perché c'ho due Juventini, ma non lo dico. In famiglia? No, dove lavoro. Ah, lavoro. Lo guarda come ride, non lo dico. Mamma, se una contendesse è una cosa tremenda. Mazza, non lo dico, però ce l'hai. Senti, torni al lavoro lunedì. Ma lunedì scende, ma ce lo dico. Ah, ok, vabbè, mo si è festa sabato e domenica. È giusto. Ragazzi, siete grandi. Ok, vabbè, comunque facci sapere poi lunedì che danno it. E quando non lo faccio sapere. Ok, magari lo fai sapere a Silver, no? Che è in onda, ovviamente. Su canale 8. Va bene. Ciao, grazie mille di averci chiamato. Ciao ragazzi, signori, insomma, chi l'ha vista a Peppa. Ricordiamo insomma gli appuntamenti. Questa fotografia è su canale 8, ne approfittiamo perché ovviamente lunedì, il calcio qui lunedì non finisce con Energia Azzurra. Parliamo il lunedì, ovviamente, con tutta la squadra al completo e poi il filo diretto quotidiano tutti i giorni attorno alle 20. Con i protagonisti, hai sentito, sono loro, quindi ognuno ha il suo personaggio. Sempre loro. Ancora al telefono? Sì, abbiamo un'altra telefonata. Mi piace sta raffic di telefonate e andiamo pronto? Un'altra volta a dire pronto, pensati. Buonasera. Con chi parliamo? Sono Lello da Portici. Ciao, grande Lello, un grande tifoso del Napoli, attenzione Lello.
grande Napoli stasera, grandi giocatori. Io do 4 numeri per domani sulla ruota di Napoli. Ma pigliate la penna, no, subito, no. Pigliate il penna, segnate un po' il cellulare. Vai Lello! 5. Sì. 7. No, aspetta, scusa. Aspetta. 5. 5, poi. 87. 87. 77. Ah, 77, il numero di Caraschera. 5, 77, poi. E 9. 5, poi. È sotto il numero, scusa. Nel what? Allora, 5 gol. Aspetta, però la regia mi si inquadri stretto, perché non so capire. Allora, 5. 77. 77. 4. 4. No, mi fa imbrugliato a me. Ma io senza alla nennace. Ricapitoliamo. Allora, i numeri. 5. Sembra nel numero, 77. 5, 77, 9 e 47. 9 e 47. La quaterna di Lello da Portici. 5, 77. 6. Poi 9 e 47. 9 e 47. 9 e 47. Perfetto. 9 e 47. E 47. Me li descrivi? Perché 47? Allora 5 perché? Perché è gol. 5 gol. 77 Caraschelia. Esatto. Poi Osimhen. 9 Osimhen. E 47 punti in classifica. Mi piace, mi piace. La quaterna del Napoli. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Rimani qua tutto quanto. Mi raccomando, giocate poco. E 47 punti in classifica. Ecco, questo l'abbiamo capito. A posto, a posto. Questo ci cinque la coppa. Per me qua dentro e stai a posto. Ti vengo a fare un bel regalo se riesci, Lello. Sulla ruota di Torino? Prego. Sulla ruota di Torino? No, sulla ruota di Napoli. E tutte, facciamo Napoli e tutte, ah. Napoli è tutto, e Cingaro fa. Qua, quaderno, lei. Grazie, 46. Grazie di averci chiamato e grazie per i numeri che ci hai dato. Si dice, termosì, quaderno asciutto. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Nel frattempo, amore, salute e affari col Mago Peppe, se volete che asciutto una così. Per i vostri consulti, no, si scherza. Tipo il 46. No, voglio però una quaderno, se esce così, insomma, non è... Dice, quaderno asciutta, no, se... Poi con il mio fisico tu, ya, dici la verità, dici la... Continuate a chiamarci, raffica di telefonate, siamo sempre in attesa ovviamente di quella, Antonio, che sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Antonio! Pronto? Pronto? Andò. Mi sentite? Certo, sei in diretta, buonasera. Buonasera, buonasera, è stato proprio un Napoli eccezionale. E guarda me, guarda me, guarda me, guarda me. Dico Napoli. Dico Napoli. Mamma mia, è stato proprio un Napoli eccezionale. Bello, bello, mamma bello. Mamma mia, sono ancora emozionatissimo. È Chirorm stanotte, è Chirorm. Mamma mia, bellissimo proprio. Mamma mia. Mamma mia, che Napoli, 5 palloni, andiamo. Con 5 palloni a Torino. Il giocatore, insomma, della partita per te, su tutti? Per me, per tutti, Osimhen è un grande, Osimhen, anche se dicono che non sa giocare, ma per me è un grande. Chi dice? Chi è che dai tu sta cosa? È un 19-1. Chi io dico? Dove? Ma che gente fra i 15? Ma io sono una gente, scusate la parola, di mondese. No, 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 calmati, no, no. Non ha, ecco, sono punti di vista, va, mettiamola così, mettiamola così. Sempre, forza Napoli. Sempre. Arrivederci, arrivederci. Buona, ciao. Buona serata e forza Napoli. Salutaci amici quelli là che... No, vabbè, sono punti di vista, insomma, che uno può avere, può avere diversamente da altri. Ecco, c'è chi dice che magari lo preferisce di me, non morire, no? Dalla regia. Giustamente, c'è qualcuno che magari pensa che non che non sappia giocare, ma che magari può mancare in certe cose. Anche ma è difficile adesso vederle queste cose. Ancora migliorare. Io a volte in confronto, ma un esempio, no? Lobotica ha fatto uno stop a centrocampo, uno stop a centrocampo all'area, sì. L'ha stoppata con la pressione di tre juventini addosso. Ecco. Se Osimhen è arrivato una cosa del genere, che riesce a stoppare la palla e a fermarla sul piede, parliamo di un extraterrestre quasi. Attenzione, perché giustamente visto, la regia nazionale ha indugiato. Questa è iconica, questa immagine. Spalletti, se la racconti un attimo. Spalletti ha corso proprio dietro. Esatto. Allegri ha fatto esatto. E non si fermava, però non lo chiamava. No, la mano era, facci caso, era bella aperta. La mano ha tirato dritto. Allegri ha fatto finta di non vedere.
un po' alla Morandi, una mano degna di Gianni Morandi. Però sai, se poi alle... Oh, e chi non sa girare? E chi non sa girare? Dire, io comunque sono un buffo, no? L'hai detto tu e ti... Un buffo? Quindi, sono partiti bene, ma Spalletti già aveva vinto in conferenza. Buffo. Web è chiaramente l'immagine più virale, questa di Spalletti. Questa della manona di Luciano Spalletti, magari ecco, può essere un'idea gadget, se vogliamo. La mano aperta di... La manona di Spalletti. Ma che mo l'hanno fa però, perché ho 5 pure la Juve, capito? È questa. E noi andiamo al telefono da Saverio. No. Le parole di Lucianone Spallettone col manone, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, 5 gol, quello più attento ovviamente, come sempre, Arturo Minervini, anche che ha seguito passo passo la conferenza. Peppe era più attento Spalletti di me questa volta, Peppe sì, però è il suo insomma compleanno e quindi... No, io faccio un riassunto, se permetti. Tu. Posso dire una cosa? No, tu. La cosa che ho notato... A parole tue però, o microfono. Ma che ti, magari è un scherzo. Magari è una pila elettrica. Magari è un scherzo. Prego. Prego Peppe. No, nel frattempo comunque continuate a chiamarci. C'è da dire che Spalletti ha notato, dice comunque che Rabiot spacca il campo, Bremer è uno di difensori e quindi sì, ha sofferto la potenza fisica di Osimhen, che il centrocampo, è perché, è da sottolineare la verità, ma non perché l'ha detto Spalletti, che la partita, il gioco l'ha fatto il Napoli, la senza Juve dubbio ci ha capito ben poco, ma non per i 5 gol, certo, ci ha capito proprio ben poco la Juve a un certo punto. Quando noi abbiamo fatto il tocchettino nella nostra area sulla parte sinistra, penso che una grande squadra come la Juve, che ha una mentalità vincente e te lo inculcano dentro al cervello che tu sei la Juventus, è subire quello... Pensi che vuoi un shock? Vabbè, se vogliamo proprio essere sportivi al 101%, c'è stato comunque un momento in cui la Juve, no, Silver era presente, insomma, si è proposto. 2-0, 2-1. Ma un momento. No, anche dopo l'1-0 ci sono stati 5 minuti in cui la Juventus ha ripreso. Alzato. Se uno deve essere sportivo proprio, è l'eccesso di zelo. Ecco. Che poi nessuno ce lo chiede perché è considerato anche l'avversario. Ma nemmeno ce ne fotto più di tanto. Però scusatemi. No, ma ha detto un paio di cose, quella su Kvaratskhelia, non so se avete sentito, ha detto, è capace a fare tutto e mette il pallone dove vuole con tutti e due i piedi. Cioè di una dimensione assoluta questo ragazzo. Osimhen può ancora migliorare, dice, tecnicamente. Che è la verità. Però è la verità. Il posizionamento, lo stop e tantissime cose. Io su Kvara l'ho detto, io credo che Kvara, per l'età che c'ha, quello che sta dimostrando, se quest'anno gli va bene, gli vanno bene altri anni in seguito, credo che Kvara nel futuro sia proprio uno da pallone d'oro. Ma non lo so se lo prende a Napoli o De Laurentiis lo venderà in futuro, ma comunque è da pallone d'oro, per quello che fa vedere calcisticamente. Chissà. Beh. Comunque, torniamo a dire che la Juve si è proposta, è stata pericolosa. Certo, per un frangente molto risicato di partita. Meretta ha salvato. Però, bisogna... Il pallone va dentro la deviazione. Bisogna di... essere sportivi. Bisogna essere sportivi. Allora, ho sbagliato qualcosa? Quasi tutto, ma... Ma lei è di un antipatico. No, lei non è il volto, sto, è il volto antipatico. Carogna, no, volevo sottolineare solo volto sano. Dato. Di Osimhen, perché Osimhen con le due reti di stasera va a un gol ogni 97 minuti in campionato. Attenzione, un gol a partita sta facendo con 4 assist. È chiaro che sta facendo uno step ulteriore rispetto ai primi 2 anni che sono stati poi rovinati spesso da infortuni. Tante si è fermato, sì, eccetera, adesso eccetera. Che sta giocando con continuità è devastante. E chi lo ferma più? C'è qualcuno in linea, Tania? C'era Antonio, però non so se è ancora in linea. Andiamo a chiedere, pronto? Se pronto? C'è ancora Antonio, se ci pronto, scuserà. Sono ancora in linea. Perfetto, ciao Antonio, grazie. Beata a te, Andò, che sei ancora in linea. No, sono Saverio. Saverio. Chi è Antonio? Sono ancora in linea, tu sono Antonio in linea. Buonasera, dici tutto, forza Napoli. Io sono Saverio, come stiamo? Allora, Ig Napoli. Sono d'accordissimi. Poi, a Silver volevo dire, io sono quello di Sorrento che invece di dire quel cognome tanto antipatico, dice, io e Pupurill. E ti ricordi? Ti ricordi? No, non si ricorda. A che storia lo può capire? No, non ho capito cosa dicesti. Pupurill, che possono tutto. Non ti ricordo. Non ho capito proprio niente. Non è problema.
Comunque volevo solo fare un appunto a tutti i tifosi napoletani. Sì. Visto che avete un astio con il nostro presidente per tanto tempo, adesso è il momento di metterci un bel striscione. Grazie presidente. Non è la prima persona. Al telefono. Io direi non ancora. E ce lo dice. E ringrazio. Aspetta. Anche, con sorpresa. Anche gli altri tifosi che ancora continuano a dire cagna a chis, la devono smettere. Abbiamo un signore allenatore che ci sta dando lezione del comportamento, di come stanno i calciatori in campo e come ci dobbiamo comportare noi fuori dal campo. Hai ragione, Savero, però insomma, giusto un appunto, il calcio è bello anche per questo, però, perché magari ecco, anche chi non pratica il calcio, insomma, come un professionista, come lo può giocare o come un giornalista, può dire la propria. Ecco, il calcio è divertimento per tutti, pure tra amici fuori a un bar. Devono insomma parlare, però non devono dire dopo una partita. È caduto. Insomma, eravamo d'accordo con lui, però insomma c'è da dire che lo sport in generale è bello anche per questo, insomma, perché lo si può commentare, ci possono essere pareri diversi, discordanti, eccetera. L'importante è che ci divertiamo e noi stasera ci siamo divertiti. Dalla regia mi dicono se c'è Italia collegata dal Maradona. E allora sentiamo Italia Mele al telefono, che si è goduta questo 5-1 allo stadio Maradona Italia. Una manita illuminata dalle luci del Maradona, che a un certo punto hanno fatto spettacolo nello spettacolo. Mamma mia. È vero che il calcio lascia la possibilità a tutti di essere commentato, però è anche vero che ci sono dei fatti e dei dati oggettivi che non possono essere considerati se non nella loro assoluta veridicità. Sì. E Napoli stasera ha dimostrato di essere una squadra oggettivamente forte. Oggettivamente. E c'è un'immagine con la quale io vi lascio, che riguarda il capitano Giovanni Di Lorenzo. Al 90° gli passano un pallone troppo lungo, la palla esce lungo la linea laterale, lui si arrabbia tantissimo. Era il 90° e il Napoli stava vincendo 5-1, quindi credo che sia la sintesi perfetta di questa squadra, della fame e dell'ossessione che hanno tutti di vincere lo scudetto. Perfetto, un Napoli alla Peppe Laurato che ha sempre fame. Ebbene sì. Ti voglio bene Italia. Abbiamo perso la voce qui Italia, immaginiamo anche te, insomma, quale sarà stato lo, insomma, grandi emozioni, straordinarie, una notte indimenticabile. Lo stato, insomma, lì di tutti i tifosi in un Maradona gremito. Italia, grazie come sempre, perché sei preziosissima, ti chiami Italia e non a caso te giri d'Italia. Come sempre, per noi di Canale 8 e di Energia Azzurra, appuntamento per la Salernitana, quindi. Appuntamento per la Salernitana sabato prossimo dalle 17, prima ancora mercoledì per la Coppa Italia con Silver per Linea Calcio, che vi racconteremo nel prepartito. Perfetto, grazie mille Italia e buona serata, buon Napoli, buon tutto. Grazie, forza Napoli sempre. Ciao, ti saluto. Ciao, con Italia. La manina col 5. Ciao Italia. Ciao Italia. Ciao. Ultimissima telefonata, se c'è. Solo se vediamo c'è. Se c'è. Non c'è, sono finite le telefonate. Perfetto. Bene, quindi ti noi sento siamo, squillare, capito? Siamo giunti alla fine di questa bellissima puntata. Bellissima, strepitosa, straordinaria. E non ci resta che ringraziare tutti i nostri partner, a partire da Energas, energia per la tua casa, la tua azienda, la tua auto. Energas è l'energia che ti premia. Euronix, gruppo Tufano, i prezzi più bassi di sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Vemac, soluzioni per pulire. Afiro Marinar Innovative, caffè Siag, la napoletanità nel mondo. E Facile Rent, il noleggio su misura per te. Napoli Juventus 5-1, io solo questo riesco a dire adesso e lo dirò fino a domani mattina perché dormirò poco. Napoli Juve 5-1 e salutiamo e ringraziamo tutti quelli tutti che hanno fatto Energia Azzurra con esatto, noi. Infatti ringraziamo il conduttore e giornalista televisivo Silver Neri. Con l'applauso di tutti. Grande Silver, grande. Ti do l'altro. Bravo. Lo chansonnier Lello Musella, grazie. Grande Lello Musella, grandissimo. Ciao. Lello Musella, 20 gennaio, teatro.
dell'Immacolata a Piazza, a Piazza Immacolata, Cassetta Immacolata, Veronica Fusaro. Grazie. Grazie alla giornalista Eugenia Saporito. Grazie. Con l'applauso di tutti i presenti. Sono divertita tantissimo, grazie. Grazie mille di essere stata con noi. Poi ringraziamo la musicista Elisabetta Serio. Grazie. La salutiamo. Grazie, lo ricordiamo, pianista con Pino Daniele. E poi, insomma, l'appuntamento va ricordato anche per te. Per musicanti. Ci vediamo al Cilea dal 14, che è già sold out. Vi aspettiamo perché porta bene. Cioè, stasera sì, è stato. Sì, sì, dopo stasera. Dopo stasera, sicuramente. Poi. E poi salutiamo Peppe Laurato. E grande Peppe, auguri! Che è stato anche il suo compleanno. Auguri a te. Il regalo che mi avete fatto questa sera. Bello regalo, mangano noi. E ringraziamo Arturo Minervini. Magari avevo TikTok mentre stavo salutando. No, perché stavo consultando. No, era TikTok, sì. Tu. Stavo verificando una cosa. Il Napoli sta lavorando ad uno scambio. Perché ho aperto il cellulare. Gollini della Fiorentina. Ah, veramente. Come secondo. Come secondo, ovviamente. Ligua a Firenze. Attenzione, però questa chicchetta, insomma, prima di salutarci non è male. E grazie mille a Salvatore Turco. E grazie mille a Tania La Gatta, io lo so. Gollini su TikTok. Che dobbiamo. No, non sa, Gollini non sa, ci sta Coppa di Gollini. Appuntamento sabato 21 dalle 17 qui su Canale 8 per Energia Azzurra. No, non lo dico. Non lo dico. Allora lo vogliamo sapere. Stai parlando solo tu. No, mi parlano le orecchie e non capisci niente. Appuntamento. Dici. Sabato 21. Lo devi dire. Con Energia Azzurra per Salernitana, Napoli. Io volevo chiudere con una canzone. Lei lo Musel, se me la fa. Da voto. Perché ha portato bene mentre campeggia. Ozia Adrian. Lo chiedo sempre, però lo zio Adrianone Galliani, che tanto bene ci ha portato in queste giornate. No, mettiti a me, ecco qua. Qui, canzoncina. Timido, io sono tipo timido, e mi viene un brivido quando sto con te. Quando sto con una ragazza a letto non ci riesco, perché l'unica cosa che si alza è la voglia di una cosa nuova. E con questa chiudiamo, buonanotte, ci vediamo sabato. Con la manina aperta, forza. Ciao. Napoli 5! E con lo zio Adriano che gode come un matto, come noi del resto. Buonanotte a tutti. Ciao. Okay.